Allora, ricordatevi prima di passare alla fase di cucitura delle perle di rimettere i fili. E a questo proposito vi linkerò il tutorial d'aiuto per eseguire questa parte del lavoro. Allora, chiusi i fili e assicurati nella parte interna dei nodi. Adesso dobbiamo restringere il centro del nostro fiore. Giriamo il lavoro e posizioniamoci nella parte retro del nostro lavoro. Poggiamo un attimo il lavoro e prendiamo l'ago e il filo da perlinatrici e poniamo alla fine della quagliata una cappiolina. Tiriamo il filo. Dopodiché passiamo l'ago in una delle perline di base di uno dei cerchi che ci troviamo nella parte posteriore del nostro lavoro. Passiamo il filo e poi passiamo l'ago nella cappiolina che abbiamo appena fatto sul filo da perlinatrici. Tiriamo e affranchiamo il filo alla base del cerchio. Ora faremo un lavoro di restringimento della parte centrale del nostro fiore. Allora passiamo sul lago da perlinatrici una perlina 80 color acqua e passiamo lago nel cerchio successivo e più precisamente nella sua perlina di base e tiriamo. Di nuovo prendiamo sul lago da perlinatrici una perlina e passiamo l'ago nella perlina di base del cerchio che segue e tiriamo. Vedrete che pian piano il lavoro tenderà a stringersi attorno alla perla centrale. Quindi di nuovo prendete una perlina sul lago e passate l'ago nella perlina di base del cerchio che segue e tirate. Fate questo lavoro su tutto il giro. Ci vediamo a fine lavoro. A tra poco. Concluso il giro e dopo aver inserito la perlina 80 sul lago, ripassate l'ago stesso nella prima perlina dove avete affrancato il filo nella prima perlina di base del primo cerchio del giro. E chiudete questo giro di perline. Vedrete che il lavoro si è notevolmente ristretto e si è avvicinato alla perlina centrale. Se necessario, e vedete che la lavorazione non è ben ferma, ripassate il filo su tutto il giro di perline. Fatto questo doppio giro attorno alla perla centrale, concludete il giro in una delle perline di base dei cerchi grande, una qualsiasi, in base a come avete concluso il giro di bloccaggio del filo. Ecco, allora, passato il filo nella perlina di base di uno dei cerchi, inserite sul lago da perlinatrice questa sequenza di perline, una TO 110 dorata, una perlina da 2 mm tono su tono, un'altra TO 110 dorata e una TO 80 tono su tono e infine un cristallo di quelli che hanno la doppia colorazione con questa sequenza e poi accostate il gruppo alla perlina di base a cui vi siete ancorati per partire con questa parte della lavorazione. Poi passate l'ago nella perlina che sta all'apice dello stesso cerchio. In questo modo le perline si posizioneranno al centro del cerchio.
Quindi tenete teso il filo e ripassate le perline e l'ago, scusate, su tutte le perline. Tirate e questo gruppo di perline è ancorato al centro di questo cerchio. Ripassate l'ago nella stessa perlina di base da cui siete partiti. Passate l'ago nella perlina successiva, che sta tra i due cerchi. E poi inserite l'ago nella perlina di base del cerchio che segue. Introducete sull'ago la stessa sequenza di prima, una to 110 dorata, una perlina da 2 mm tono su tono, un'altra to 110 dorata e una perlina 80 tono su tono e infine un cristallo. Passate tutto sul filo di lavorazione. Quindi passate nella perlina apicale che sta tra i nodi dello stesso cerchio che state guarnendo. Così. Tirate e posizionate le perline al centro del cerchio. Tenete teso il filo e ripassate le perline, l'ago su tutte le perline. Passate di nuovo l'ago nella perlina di base e nella perlina tra i due cerchi. Quindi nella perlina di base del cerchio che segue e ripetete questo lavoro per tutti i cerchi che rimangono. Ci vediamo a fine lavoro, a tra poco. Ecco, completato tutto il giro e riempiti tutti i cerchi della parte posteriore con le perline, passate il filo nella perlina di base dell'ultimo cerchio guarnito, nella perlina accanto, quella tra i due cerchi, e poi passate l'ago sul fronte del lavoro. Inserite il filo nella perla di base di uno del primo cerchio che vi trovate a disposizione, del cerchio piccolo naturalmente. Poi introducete sul filo e l'ago da perlinatrici una to 110 dorata. E un cristallo. Quindi passare il filo tra i nodi della parte apicale del cerchietto da cui siete partite. In questo modo le due perline si posizionano al centro del cerchietto. Poi passare l'ago e il filo nella perlina che vi trovate di sopra, che sarebbe poi la perlina del pippiolino sul cui avete fatto tutte quante le legature. Quindi ripassate l'ago tra i nodi facendola uscire verso il basso così. Tirate il filo e ripassate in tutte le perline. Quindi passate di nuovo all'interno della perlina che avete alla base del cerchio, cercando di non incappare nei fili che la attraversano.
Inserite sul lago da berlinatrici una berlina 8-0 e passate nella berlina che è alla base del cerchio accanto. Poi passate sul lago di nuovo una 11-0 dorata e un cristallo. Quindi passate l'ago nella parte alta del cerchio tra i nodi e cercate di ritrovarvi accanto alla berlina che avete inserita nel pippiolino dove avete effettuato tutte le legature. Passateci dentro il filo, ripassate attraverso i nodi verso il basso, di nuovo verso le berline, e rientrate in tutte le berline che avete posizionato al centro del cerchio. Passate l'ago nella berlina alla base dello cerchio che avete guarnito. Poi mettete sul lago da berlinatrici una berlina verde acqua e passate l'ago nella berlina di base del cerchio accanto. E ripetete questo lavoro su tutti i cerchi che restano. Ci vediamo a fine lavoro. A tra poco. Bene, allora ho fatto tutto quanto il passaggio con l'inserimento delle perline al centro dei cerchietti piccoli. Mi manca l'ultimo passaggio, lo volevo fare assieme a voi. Allora, ho inserito sul lago da berlinatrice l'ultima berlina 8-0 e vado a inserire lago nella prima berlina che è alla base del cerchio piccolo del giro, quella da cui siamo partiti all'inizio del giro. Quindi passo il filo all'interno. E ho chiuso il giro delle perline più piccole. Se volete assicurare che un po' più saldamente, diciamo, il filo, continuate a passare le perline attraverso, scusate, l'ago attraverso tutte le perline, sia quelle alla base dei cerchi che quelle che avete inserito tra un cerchio e l'altro. Fate sempre attenzione che non si ingarbugli il filo nei vari passaggi e continuate a fare questo lavoro fin tanto che non sentite che il lavoro è bloccato e non tende a riaprirsi il gruppo centrale di perline. Passate un'ultima volta in una qualsiasi delle perline di base dei cerchi piccoli, ad esempio questa che sto prendendo io, soltanto nella perlina base del cerchietto. Passate il filo nella parte posteriore e l'ago naturalmente del vostro lavoro e poi passatelo nelle perline che vi trovate davanti fino a raggiungere una perlina base del cerchio grande che è posto posteriormente al gruppo che avete appena completato. Ecco, passate l'ago nella perlina base di uno di qualsiasi cerchi che vi trovate vicini. Poi ripassate le perline, scusate, l'ago in tutte le perline del cerchio
all'interno del cerchio, compreso il cristallo. Quindi anche nella berlina d'apice, quella che è in alto, passate, poi passate l'ago nelle prime due perline del pippiolino apicale e vi ritrovate a uscire nella perlina centrale del quartetto, praticamente in alto. A questo punto montate sul vostro ago 5 Toho 11-0 color dorato. 1, 2, 3, 4 e 5, eccole. E quindi se il filo esce da questa parte, entrate dalla parte opposta nella stessa perlina a formare questo cappietto che vi servirà per alloggiare l'anellino che andrà poi alla monachella. Poi ripassate in tutte le perline tirate, ripassate di nuovo nella perlina 8-0 che è al di sotto. Se volete ripassate ancora per rendere ancora più solido il vostro archettino, il vostro cappietto. Con questo doppio giro, quindi ripassate di nuovo nella perlina 8-0 che avete al di sotto. A questo punto passate nella perlina accanto del trittico, nella perlina di base, quella tra i nodi del quartetto, che a questo punto è ricolma di passaggi e quindi crea un po' di problemi. Diamo un po' di filo alla lavorazione, altrimenti non riusciamo. Quindi passato dentro alla perlina bassa del quartetto, ripassate il filo in tutte le perline che vi trovate al di sotto. Fatto questo lavoro, diciamo che l'ultimo passaggio da fare è fermare il filo, quindi io farò una serie di passaggi all'unico scopo di bloccare il filo di lavorazione per evitare sfilature. Quindi le passo anche nelle perline sottostanti. E poi vado a ripassare nel giro centrale. A questo punto potete tagliare il filo. Ecco il modulino diciamo centrale è concluso, completo di cappietto all'apice. Adesso dobbiamo realizzare la goccia, dobbiamo andare a incastonare
il cabochon con la goccia a forma di goccia da mettere nella parte opposta praticamente. Quindi ci rivediamo tra un pochino, a tra poco. Bene, allora adesso montiamo tutti quanti i componenti. Innanzitutto volevo farvi vedere questa cosa. Come vedete, la mia monachella rispetto a quella che io ho prelevato dal sacchetto presenta il cappietto di base posizionato in modo opposto, cioè questo è orizzontale e questo è verticale praticamente. Questa modifica l'ho fatta io con le pinze. Vi metterò il link del piccolo tutorial, del breve tutorial che vi aiuterà a fare questa manovra, ma è una cosa veramente molto elementare, insomma, non vi preoccupate, perché ho la necessità di avere il cappietto della monachella parallelo al cappietto che io ho posto sul mio frammento di chiacchierino, in modo tale che l'anellino riesca ad abbracciare entrambi, semplicemente per questo motivo, insomma. Ecco, quindi vediamo con gli anellini come dobbiamo procedere. Ecco i due anellini. Io mi munisco delle mie pinze, divarico l'anellino che va all'apice e inserisco il mio frammento di chiacchierino attraverso il cappietto che ho appena realizzato e poi metto anche la monachella. E poi vado a chiudere il mio anellino. Poi faccio nella parte finale la stessa cosa con il mio cabochon incastonato. Divarico l'anellino inserisco il frammento e inserisco anche attraverso il cappietto che ho fatto nella parte terminale del cabochon il mio cabochon incastonato e poi vado a chiudere cercando di unire le due metà del mio anellino assieme le due metà. Ecco, allora l'orecchino è completo. Ve lo mostro. Il progetto è concluso e con l'occasione volevo farvi vedere anche un'altra cosa. Volevo farvi vedere il frammento di chiacchierino realizzato a navette. Guardate com'è più compatto. Io non mi dite che insisto con questo argomento, però veramente. Vorrei che vi rendeste conto di quanto il lavoro a navette è più completo e più ben fatto rispetto a quella d'ago. Naturalmente quella d'ago è più aperto come lavoro, questo è più rigido, vedete, perché naturalmente con le navette si riesce a stringere meglio il filo, è più compatto, però certo a voi il giudizio finale. In ogni caso, con questo concludiamo il tutorial, ci vediamo la prossima volta.